ho promesso che vi avrei parlato di verde scuro e quindi eccomi. Sfatta con tutto il casino dietro perché sto ancora sistemando casa, quindi ho scatole e scatoloni un po' ovunque, però insomma ci sono. Ci sono soprattutto perché mi fa veramente piacere parlare di questo romanzo breve, perché poi alla fine di questo si tratta, che ho scritto nei mesi successivi all'estate, cioè adesso praticamente, perché per la prima volta, come già avevo detto, io ho avuto un'illuminazione durante il viaggio che ho fatto insieme ad Alessandro nella Foresta Nera, quest'estate d'agosto. Ho avuto un'illuminazione una sera mentre, vi racconto un po', mentre eravamo di rientro da Triberg e sarà fatta una certa, ma poi una certa in realtà non era perché erano tipo le 8 di sera più o meno così ed era tutto chiuso, non c'era niente per poter mangiare. C'era un locale aperto, l'unico che abbiamo trovato ci ha dato picche in 3 secondi e ci ha detto proprio andatevene perché proprio non è aria. E quindi niente, siamo rimasti con due scemi, il ristorante dell'hotel era chiuso e quindi alla fine Alessandro ha avuto lui il lampo di genio e ha detto senti, chiamiamo un Just Eat perché sennò qui rischiamo di non cenare proprio. E io ho detto ma chi è Just Eat? Da dove dovrebbe venire che qua non c'è un locale nelle vicinanze aperto comunque? Vabbè, abbiamo provato e c'era un solo locale che comunque consegnava. Vabbè, è arrivato dopo quasi un'ora, praticamente, vabbè. A quel punto però, quando Alessandro è sceso giù, diciamo, all'ingresso dell'hotel a prendere quello che avevamo ordinato per cena, a me è venuta in mente una cosa. Infatti, quando è salito, gli ho detto, dico, senti, ma ci pensi se invece di venire loro fossi stato obbligato ad andare tu da loro? E se magari qualcosa magari poteva andare storto durante questo piccolo tragitto, piccolo o grande che sia. Insomma, a stringere. Ma se da un'azione banale come quella di ordinare una cena venisse fuori una sorta di mostruosità, che cosa ne sarebbe di noi? Punto interrogativo. Mi sono ripromessa di scrivergli una cosa perché me la sono sentita così sulla pelle questa sensazione che ho detto no, vabbè. Torno e scrivo qualcosa. Infatti sono tornata e ho cominciato a buttare giù verde scuro, che come si intuisce, ma poi ne ho già parlato, dalla copertina è ambientato nella Foresta Nera. Perché c'è una casetta dentro questa immagine. Perché? Perché all'interno della Foresta Nera c'è qualcosa che non dovrebbe esserci in realtà. Quindi, insomma, più o meno a grandi linee penso di avervi spoilerato un po' qual è la trama di questo libro, che poi tra l'altro sta scritta anche dietro, quindi non era proprio questo spoiler gigantesco. Ed è questo poi, una sera durante una vacanza, una coppia decide di ordinare la cena così, insomma, a domicilio, però lui è obbligato ad andarla a prendere, quindi da asporto, e di lui si perdono le tracce. Da quel momento. Ora, io ho usato non un solo punto di vista in questo libro, come faccio sempre, perché a me non piace un solo punto di vista, quindi mi piace un po', diciamo, spostarmi da un personaggio all'altro. Questa volta l'ho fatto principalmente solo su due personaggi, che sono i due principali, quindi lui e lei. E io mi sono divertita molto a scrivere questa cosa, mi sono divertita molto perché poi sono partita un po' a rilento, quindi diciamo l'ho presa molto alla larga per approfondire un po' quella che era la psicologia di entrambi i personaggi, sia insomma, il ragazzo che la ragazza, però poi a un certo punto ovviamente la storia prende piede, esplode e diventa una storia non solo horror ma anche molto slasher, quindi è molto forte come storia. Mi è stato detto che non è facile. Il complimento più grande che ho ricevuto è che non è facile portare una roba del genere, stile, non so, Non aprite per la porta, stile Wrong Turn, specialmente Wrong Turn, su carta. Quindi per me è una grande soddisfazione sapere di esserci in qualche modo riuscita. Perché effettivamente quando ti siedi e guardi un film di quel tipo è abbastanza semplice, no? Perché tu devi soltanto guardare e fare tue le immagini che vedi.
metterle su carta è un po' più complicato, nel senso non è così scontato il che delle immagini che tu magari vedi dentro di te, molto forti, anche diciamo molto sanguinose, molto turbolente, se vogliamo, no? Non è facile trasportarle su carta nella maniera giusta, nella maniera in cui tu desideri che vengano trasmesse a chi legge. Io mi ci sono impegnata molto perché è un genere che adoro, mi piace tantissimo, mi dispiace che nel tempo si sia un po' perso, forse adesso con Terrify un po' si è ritrovato perché insomma lui è un bel personaggio, Art il Clown, non c'entra niente con questo, sono due cose completamente diverse. Ripeto, questo è molto più vicino a un Wrong Turn, che spero abbiate visto, se no recuperatelo perché merita un sacco. Però ecco, insomma, è stato molto divertente, molto diverso dalle cose che avevo già scritto precedentemente. Quindi, se anche voi siete amanti di questo genere di storia, di film di questo tipo, vi invito a leggere Verde Scuro perché mi è stato detto che è un po' un film su carta. E ripeto, questo per me è il complimento più grande che mi potessero fare. Quindi, Verde Scuro lo trovate su Amazon in formato ebook o cartaceo, che è questo. Poi è una lettura agile perché sono 120, ve lo dico con certezza, sono 125 pagine, insomma, più o meno. Eccolo qua. E spero che vi piaccia, mi raccomando, fatemelo sapere, datemi dei feedback e ci tengo tanto perché veramente ci ho messo proprio l'anima in questa cosa, quindi buona lettura e grazie, 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 grazie sempre a chi l'ha già letto o a chi lo leggerà, a chi mi segue, a chi mi vuole bene, vi voglio bene anch'io.